cosa hai provato quando hai saputo della chiamata comunque di una squadra importante come il Trapani in Serie B? Diciamo che dopo l'ennesima delusione nei playoff speravo di vincerli questa volta con la nocerina, alla fine di un campionato perso ai danni dell'Avellino, speravo in una chiamata di qualche squadra importante di B e le chiamate in estate arrivavano, però poi DS Fagiano è stato uno dei più propositivi, diciamo così, in questa sessione di mercato ed è riuscito subito sia a convincermi che a strapparmi ad altre società che volevano le mie prestazioni. Quindi sono stato felicissimo di approdare al Trapani. Ti aspettavi comunque di poterti alla fine ritagliare tutto questo spazio con la maglia dei Granata, conoscendo anche Boscaglia, che è un tipo che insomma la maglia da titolare non la garantisce a tutti, diciamo, è lì, bisogna sudarsela la maglietta da titolare. Sì, ma io diciamo che nella mia piccola carriera fino ad oggi, 4 anni di professionismo, ho sempre giocato. Quello è l'ultimo dei problemi che mi ponevo perché so che mettendomi a disposizione e dando sempre il 100% sono sempre riuscito a conquistarmi un posto tra i titolari, sapendo che il Trapani era una buona squadra e quindi mai nessuno è sicuro di giocare, però con il lavoro e il sacrificio di tutti i giorni ero tranquillo perché volevo essere protagonista in questa stagione con il Trapani. Comunque dico, state esprimendo il miglior calcio della Serie B, qual è il segreto di questo, del vostro gruppo, insomma, che sta davvero incantando un po' tutta Italia? Allora, il segreto di questo gruppo che ha fame di vittoria, nel senso che non si accontenta mai, anche se diciamo l'obiettivo iniziale è quasi già alla portata nostra, quindi siamo vicini all'obiettivo stagionale. Però questa squadra durante la settimana costruisce tutti i successi e le soddisfazioni che poi sabato si va a prendere, quindi la forza è sicuramente il gruppo, il grande lavoro che fa lo staff tecnico, merito anche della società che fa stare bene anche i giocatori e tutto il contesto che gira nel modo giusto e quindi i giocatori trovano un ambiente perfetto per esprimersi al 100%. Un'ultima cosa, poi insomma, ti ho detto, lavorate molto, fate insomma una, state esprimendo veramente un bellissimo calcio, poi arriva comunque una decisione arbitrale che rovina appunto un fine settimana, perché se quel gol giustamente non veniva convalidato, il Trapani si ritroverebbe insomma al terzo posto Sì, e insomma avete buttato. dispiace sicuramente che il pareggio è venuto per un episodio che ci ha penalizzati, però alla fine portiamo a casa un punto da Cesena in un campo difficilissimo dove siamo riusciti per l'ennesima volta ad imporci con il nostro gioco e poi si è visto anche loro hanno fatto i complimenti perché hanno visto che noi meritavamo qualcosina in più, però la forza nostra è stata quella di non reagire all'episodio negativo perché poi sapevamo di compromettere anche la prossima partita con il Siena, quindi la squadra è stata intelligente ad accettare la decisione arbitrale perché noi già subito dopo ci siamo proiettati per Siena perché sappiamo che sarà un'altra partita difficile e importante per noi.